Allora, ho trovato posto per miracolo, perché ovviamente tutti i parcheggi sono pieni, e ho trovato lungo la strada, e farò un pezzetto a piedi, ma il centro è qua, proprio a due passi. Fa un freddo, c'è anche un po' di aria. Io sono bella imbacuccata, però non ho messo il cappello, avrei dovuto metterlo secondo me, ma comunque adesso raggiungo DM e poi vi faccio vedere la piazza che non ho ancora vista quest'anno addobbata. Allora, là in fondo c'è tutta quella via con le stelle, poi si apre la piazza. Si sente della musica, quindi probabilmente stanno facendo qualche spettacolo, stanno suonando. Questa qui è una via laterale del corso principale che appunto porta alla piazza. Ecco qua, questa è la basilica. Guardate che meraviglia. Con le esigenze di un brano jazz, arrivo Quest'anno il comune non ha fatto l'albero grande in piazza, ma ha costruito questa sorta di bosco magico pieno di alberelli. Allora, sto aspettando lo scoccare dell'ora, mancano 10 minuti, fa un freddo pazzesco, ma voglio vedere questo spettacolo di luci. C'è questo scrigno gigante che credo si apra e c'è un gioco di luci e musiche. Adesso il campanile ha iniziato a battere i tocchi delle 6 ed ecco qua che comincia lo spettacolo, credo che sia proprio uno spettacolo breve di 2-3 minuti da quello che ho sentito dire e quindi vediamo. Con me.
Ed eccoci ad oggi, domenica 12 dicembre, andiamo ad aprire la casellina del calendario di Balea e troviamo una crema da giorno con fattore di protezione 15 e acido ialuronico. Andiamo a vedere che cosa ci suggerisce la casellina e ci dice di massaggiare la crema da giorno con movimenti circolari per riattivare la circolazione del sangue e avere un colorito roseo. E passiamo come sempre al calendario Balea Men, cerchiamo il 12, una bella casella grande, vediamo cosa c'è. C'è uno shampoo, c'è scritto che è uno shampoo per una pulizia profonda, una pulizia energica, quindi uno shampoo purificante del cuoio capelluto. E nella casellina spiegano che appunto durante il lavaggio il cuoio capelluto rilascia delle scaglie e significa che si sta rigenerando. Io oggi sono in procinto di spedire questi pacchi, finalmente li ho terminati, mi mancavano due cose che sono per due mie amiche conosciute qua su YouTube. Ovviamente non vi dico chi perché se no loro poi vedono il video e la sorpresa non c'è più. Una di loro comunque lo sa che sta per arrivare il pacco perché ci siamo parlate, anche perché mi è arrivato il suo, che non aprirò fino a Natale. Ma è zeppo di cose perché pesa un quintale. E quindi vi dicevo, io spedirò questi due pacchettini. Non vedo l'ora perché a me piace un sacco fare i regali. Mi piace anche riceverli, ma la cosa che mi piace di più è pensarli e farli. Allora, io sono venuta in questo posto che si chiama Impost Locker per spedire un pacco di Vinted ed è la prima volta che utilizzo questo servizio perché l'acquirente ha scelto questa modalità. Quindi adesso spero di capirci qualcosa perché lo spedirò da qui. Allora è semplicissimo. Adesso intanto mi sto stampando la ricevuta. Eccola qui. Allora praticamente si fa tutto allora si tocca qui. Cinema, questo sabato sera? Si invia il Sì, il codice pacco, grafico. Per favore, siccome scannerizzalo adesso. ecco, mi Non chiede di c'è bisogno di scannerizzare, inserire scusate che alcun numero. finisca di parlare, mi chiede di scannerizzare o il QR code, il codice a barre, la mia etichetta di Vinted aveva il codice a barre, quindi l'ho letta qui. Mi Si è aperto dispiace, uno non riesco a sportello leggere il di tuo questi, codice. e Prima dopodiché io dicevi, sono sarei aiutato tornata allo volentieri a schermo, che scannare. adesso sta parlando perché io non sto facendo più niente. Sono tornata sullo schermo e gli ho detto operazione conclusa, mi ha detto chiudi lo sportello, io ho chiuso lo sportello e mi ha chiesto semplicemente se volevo la ricevuta. Aspettate che torniamo indietro perché qua adesso non ci serve più. E quindi comodissimo davvero, non avevo mai provato questo servizio. Allora, visto che non posso farvi vedere gli acquisti fatti ieri da DM, perché altrimenti spoilerò alle ragazze a cui poi invio il pacco e non voglio, vi faccio vedere che sono entrata anche da Tiger e non ho resistito. Per 2 euro ho preso questo bellissimo portacandela a forma di angioletto. Guardate che carino, è troppo bello. Metterò qui la candelina. E questo elfetto mi pare per 1 euro da appendere all'albero di Natale. Ogni anno aggiungo qualcosa all'albero. E quindi vi posso far vedere solo queste due cosine qui. Io per oggi vi saluto, il vlogmas finisce qui e vi mostro questo pacchetto di Pink Panda che andremo a spacchettare nel vlogmas di domani. Quindi mi raccomando. Se vi interessa sapere cosa c'è dentro, seguite il prossimo Vlogmas. È l'ultimo, il terzo, degli acquisti fatti nel Black Friday. Grazie per aver seguito il video e a presto!